Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Il Rasta praticamente fino al 3 aprile è in vacanza. Allora, ringraziamo il governo Conte e... no, non il governo Conte, scusatemi, Conte per... Allora, vi dico quello che penso. Giusto comunque sia avere precauzioni perché sono morte le persone, per l'amor di Dio. Ma siete sicuri che adesso questa cosa qua non farà più suicidi fra imprenditori che altro, tipo magari gente che c'ha i bar come il mio, gente che c'ha i ristoranti, che c'ha bollette, cose, fermate tutto, ma fermate anche tasse, fermate tutto quello che c'è da pagare, affitti, cose, li pagate voi però, eh. Io non pago più un cazzo, ho già chiamato la proprietaria, l'affitto sto mese qua non glielo pago, dico, Luisa, a un certo punto se qua mi fermano il lavoro, che cosa, come faccio a pagarti? E poi io c'ho una proprietaria che non è brava di più. Mi ha detto, no, vai, se ci mancherebbe altro, non ti preoccupare di questo, sempre io guarda, non la chiamo neanche per l'affitto, sempre gli faccio il giorno preciso, gli faccio il suo bonifico e basta. Ma a me quello che spaventa, e sinceramente non c'ho neanche voglia di parlare di calcio più di tanto oggi, mi spaventa veramente la situazione per gli imprenditori, perché c'è questo... Di suicidi ne arriveranno fuori, perché uno che si è indebitato, che ha appena preso un bar da pochi mesi, uno che... io grazie a Dio sto bene comunque sia, posso anche 6-7 mesi anche star fermo, non me ne frega niente, sarò più con la bambina, la sera faremo più live, la sera saremo in live, qua devo tenere chiuso le 6, la sera faremo le live, così almeno mi vedrete sta faccia di culo qua, la vedrete spesso e volentieri. Il problema è che cazzo parliamo nelle live, di cosa parliamo? È tutto fermo fino al 3 aprile? Non ci abbiamo, ci ha tolto tutto, ci ha tolto il calcio, ci ha tolto questo. Penso anche giustamente, ok, fermo tutto giustamente, perché comunque addirittura mi hanno detto che sono morte le persone anche che alla metà, quindi comunque devo salvaguardare anche la salute di mia figlia, quindi penso che sono giusto queste norme qua, che anzi sono giustissime queste norme qua che hanno preso. Il problema è che voi Stato adesso dovete cacciare fuori i soldi, visto che quando dovete cacciare fuori i soldi per cose che non esistono, li cacciate fuori, dovete cacciare fuori anche dei soldi per... comunque adesso per salvare gli imprenditori italiani, perché sono nel lastrico, dovete aiutare adesso gli imprenditori, bar, ristorazione, agenzie viaggi, questa gente qua, se no si mette una corda al collo, ci saranno più vittime di suicidi che di coronavirus, ragazzi, cioè attenzione battaglione, attenzione, ci saranno più vittime di questo cigno nero, come lo chiama l'Ambenedetto, ok? Ci saranno molte più vittime sotto questo punto di vista, la gente... Quelli che hanno la partita IVA hanno paura di perdere tutto, perché se non lavori 2 mesi, te i tuoi risparmi di 2 anni te li bruci via subito. Un imprenditore mica anche sputo, un imprenditore che c'ha le rette da pagare del bar, blocchiamo tutto, anche le tasse, l'Enel, tutto quanto, però blocchiamo, ragazzi, blocchiamo tutto, che non si paga più nulla. Ok, che i soldi che spendiamo sono stati quelli per mangiare, ma non paghiamo più nessuno però. E che non è stato pagato, tipo, beh, io fornitori comunque non li assegno, ho già fatti, quindi ci mancherebbe altro. Ma aiutateci a pagare, per favore, comunque, fornitori, mica fornitori, affitto e cose varie. Aiutateci voi però se ci chiudete tutto fino alle 6, perché un locale serale, mi spiegate una pizzeria adesso come fa? Cioè, spiegatemi adesso una pizzeria adesso come fa? Cioè, io ho sentito uno che piangeva stamattina. Ragazzi, attenzione, perché guardate che a mettersi una corda al collo in un momento del genere, uno si prende il panico, dice la faccio finita e basta, perché non è adesso, ma fra 2-3 settimane, quando iniziano ad arrivare le cose da pagare, uno veramente si mette una corda al collo. Attenzione che ok, non incalchiamo gli ospedali, ma non andiamo neanche a prendere la gente direttamente con una corda al collo nelle bar, perché così stiamo esagerando anche. Non vi permettete di mandare ancora bolletto, cose, o di IVA da pagare, cose, non fate gli stronzi, perché veramente altro che la rivolta in carcere che c'è stata ieri, veramente veniamo lì in comune, veniamo lì all'agenzia delle entrate, veniamo, con i bastoni veniamo però, attenzione, perché poi se vi trovate poi veramente che vi bruciano qualcosa dopo, non andate a lamentarvi, non fate gli stronzi che non ci fate lavorare, ci date anche le bollette e tutto quanto, eh. Perché a un certo punto vuoi bloccare tutto, mi sta bene, perché la salute è la prima cosa, ma non fate gli stronzi come al solito che non ci aiutate, attenzione. Comunque, capitolo Milan, sinceramente non è che c'ho più di tanto da dire, cioè, un ragazzo sotto del Genova mi ha scritto, adesso hai perso perché la porta è chiusa, no, assolutamente, ho perso perché ho meritato di perdere sul campo, a parte che è stata una partita squallida, ma comunque non, il Genova comunque gli servivano i 3 punti, comunque ragazzi, ho messo il campionato qua, è andato,
cioè è andato, ma non perché la Juve ha vinto, come direte, sì, perché la Juve ha battuto l'Inter, la Juve ha vinto con merito contro l'Inter, ha dimostrato che era più forte, ma sto campionato qua è andato perché ormai è rovinato. Purtroppo il campionato più bello degli ultimi 8 anni, dove c'era la competizione, che c'era la Lazio lì, la Juve che è sempre fortissima, l'Inter che quest'anno era forte, comunque erano tutte lì, e ormai purtroppo è stato rovinato, non per colpa nostra, il fatto è deciso così e magari ci ha dato una punizione anche proprio la... ha voluto darci una punizione proprio a livello umano, che magari stiamo sbagliando qualcosa, cioè la natura magari si è anche ribellata, a parte che sto virus qua bisogna vedere chi è che l'ha mandato. Perché molti dicono la Cina, ma io non credo che sia stata la Cina, anzi, per me sono stati gli americani con le... sono sempre bravi a fare queste cagate qua, non lo so, non sono nessuno per dirlo, non... fatto sta che siamo nell'astrico più totale. Io più che tenervi compagnia a fare una live, rispondere alle vostre domande la sera, visto che non si può neanche uscire, verrò qua giù al bar, terrò chiuso ovviamente, perché devo tenere chiuso dopo le 6, vi terrò compagnia, non tutte le sere ovviamente, però 3-4 live alla settimana sicuramente le farò, così almeno mi svago anche io. E niente, quindi faremo così, ragazzi, che cazzo devo dirvi, cioè veramente ieri dopo, quando è arrivato Conte, avevo già capito tutto, purtroppo c'è una situazione brutta per tutti proprio, cioè non poter uscire di casa e tutto quanto è, non so neanche più a dire, è una cosa psicologica, una cosa, perché comunque sono morte persone giovani. Ieri Fabio Bergo mi ha fatto un video che è morto un suo amico che c'è la mia età, quindi comunque la situazione magari anch'io la leggerità anche fin troppo sinceramente, perché non è una situazione, anche mia moglie mi fa, te sei troppo leggero, scusa, io forse perché non ho paura, io, a me fa più paura la fame dell'inferno, vi dico la verità, ok, io la fame non l'ho mai fatta e spero di non farla mai perché ho sempre lavorato, però comunque a me fa molta più paura la fame dell'inferno e questa cosa qua sinceramente preoccupa tanto, quindi indi per cui boh. Vedremo un attimino da farsi e... non lo so, ragazzi, è veramente difficile, è veramente molto molto triste, molto molto difficile adesso, cioè hanno bloccato tutto, siamo chiusi in casa e c'è qua il bar ovviamente, cioè poi pensate un attimo, cioè sono nel bar, c'è a disposizione che non possono praticamente sedersi a un... cioè ognuno deve avere il suo tavolo praticamente, cioè, se si arriva in due, se arrivano in due tipo marito e moglie, devono stare un metro staccati. A sto punto ditemi pure che non devo aprirmi, mantenete voi, siamo a posto. Cioè, boh. Ragazzi, vabbè. Il Rasa sta in piedi, almeno dai. Dedicherò più il mio tempo a YouTube, però anche lì penso, che cazzo parlo se il campionato è fermo? Di che cosa parliamo? Ci terremo compagnia, parleremo un po' di tutto nelle live. Cioè, ci terremo compagnia comunque, visto che tanti locali sono chiusi, sarete tutti a casa la sera. Almeno ho detto a mia moglie, vabbè, farò il famiglio, farò le live, che cazzo devo fare? Cioè, veramente molto molto complicata come cosa, molto difficile come cosa. Cioè, nessuno si aspettava una situazione del genere. Cioè, Gesù, Giuseppe e Maria, veramente. Io rido per non piangere, davvero. Rido per non piangere. Bravo! Ragazzi, continuiamo a iscriverci al canale YouTube con tutto questo entusiasmo. Comunque iscrivetevi almeno, fatemi felice almeno voi. Clic 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 clic. Campanella di aggiornamenti, prego, clic 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 clic, ragazzi, teniamo duro, teniamo forte, questa situazione qua comunque sia a livello economico, non va a prendere comunque che è pagato da un ufficio, da cose, perché comunque può andare a lavorare, più che altro io sono preoccupato non tanto per me a livello economico, perché economicamente grazie a Dio sto bene, sono preoccupato per veramente i ristoratori, i pizzaioli, tutta quella gente lì, veramente. Oggi il commercialista è venuto qua stamattina, mi ha detto, c'è gente ieri che ho sentito, la gente veramente piangere disperata, cioè mettiamoci un attimo nei panni, aiutiamo gli imprenditori adesso, perché veramente vi trovate una cifra di cadaveri, ok, con la corda al collo, ragazzi, attenzione, non scherziamo, perché guardate che la situazione sta sfuggendo di mano, ma più che negli ospedali, più nella testa della gente, che la gente dice, ma come faccio adesso, va in panico, fa una cazzata, quindi Stato, per favore, ascoltami, aiutiamo gli imprenditori, i bar, i ristoranti, pizzerie, agenzie viaggi, sale giochi, aiutiamo questa gente qua comunque a sopravvivere, perché è in difficoltà, ragazzi, non scherziamo su queste cose qua, non scherziamo, anche adesso in queste 3 settimane qua su YouTube non so neanche di che cazzo parlare, comunque vabbè, ci inventeremo qualcosa, staremo assieme queste 3 settimane qua che avrò molto più tempo anche, dato che al bar so già che non farò un cazzo, però me la mando giù e... E vabbè,
Dai, ciao a tutti, adesso arriviamo a 10, visto che ormai c'è la cosa fissa che per le pubblicità che manco ci sono più, devo arrivare a 10 minuti. Veramente, c'è. Gli europei, boh. Gli europei non si faranno. Cioè, ero contento che ho detto, almeno cazzo vedo giocare gli europei, comunque che almeno saremo tutti assieme e tifiamo per la stessa cosa, per una volta tanto andremo tutti d'accordo. Cioè, neanche più quello. Sono molto triste, ragazzi. Vi mando un grosso bacio, vi sono vicino. Dai, faremo le live e parleremo anche di figa, di altro, di cosa, non so, parliamo di che cazzo volete voi. Farete le domande e darò le risposte. Ciao.